Le polemiche per il Grande Fratello VIP sono sempre all'ordine del giorno e, nel corso delle ultime ore, a finire sotto accusa è stato Alfonso Signorini, padrone di casa di questa quinta edizione. La frase pronunciata nel corso della puntata di lunedì sera dal conduttore, nei confronti di Elisabetta Gregoraci, ha fatto storcere il naso non soltanto a molti spettatori che stavano seguendo la trasmissione su Canale 5, ma anche al Kodakons che ha scelto di scendere in campo e di chiedere dei seri provvedimenti nei confronti di Signorini, avanzando così una richiesta ufficiale ai vertici Mediaset. Va detto che Signorini, nel corso della diretta del reality show di Canale 5, ha subito precisato che si trattasse di un presunto proverbio cinese e che ovviamente con le sue parole non vi era nessun riferimento alla violenza, così come qualcuno poteva sentenziare in rete. Ci aspettiamo provvedimenti, chiede il Kodakons contro il conduttore del Grande Fratello VIP. Sta di fatto che, nonostante la precisazione di Signorini, la sua frase rivolta ad Elisabetta ha scatenato accese polemiche e un vespaio di critiche sui social. Aggiungendo che in un periodo così delicato in cui si cerca di combattere la violenza contro le donne, frasi come quelle pronunciate da Signorini in diretta televisiva su Canale 5 rischiano di vanificare tutti gli sforzi che sono stati fatti nel corso di questi anni in difesa delle donne vittime di violenze e soprusi.